Tutti hanno dei ricordi anche oggi, nella generazione nostra, insomma, vivono ancora dei ricordi dei film. Ed era così in quel periodo, si faceva molto illustrazione. Ho imparato, ho acquisito quelli che erano i valori fondamentali della pubblicità. Faccio una confessione, io vengo dal fumetto. Marocco è fantastico e mi ha seguito sempre, tanto è vero che vorrei dire che Terenzio e Bud Spencer nascono proprio, mi è rimasto questo humor. Impari a fare cavalli, impari a fare volti, impari tutto devi saper fare, devi saper, nel cinema per me, se sei così eclettico. Hai bisogno di saper tutto. Ma è stata una passione molto, molto, diciamo, da giovane, da sempre proprio. Il cinema era praticamente il punto di riferimento, ma credo per tanti giovani, dove i divertimenti erano limitati, no? Quindi il soldo per il cinema si doveva sempre trovare, perché era l'unico punto di svago, di poter passare una serata, la domenica, il sabato, e entrare al cinema vuol dire vedere il film 3-4 volte, insomma, tutto il pomeriggio passato a vedere il film. E quindi era proprio l'epoca voleva questo. Però io mi sono appassionato soprattutto dell'affiche, del manifesto, ero affascinato dall'immagine, che poi andavo dentro e volevo rivederla questa situazione, questo spirito che mi dava l'immagine, il cartellone del manifesto. E quindi non vedevo l'ora andare dentro al cinema per vedere questa immagine, che poi rimanevo deluso, che quasi mai era corrispondente. Però insomma, ecco, questo era il gioco che mi faceva appassionare di questo lavoro. E quindi avevo deciso che dovevo fare quello. Dovevo illustrare il film, volevo illustrare il film, perché così avrei espresso quello che era il mio sentimento conoscendo il film, attraverso un manifesto poter dare al pubblico l'incentivo per entrare e comprare il biglietto. Questa era la mia, mi ero fissato, e quindi fin da piccolo avevo assolutamente questo desiderio. Ecco, E io da lavoravo in uno studio grafico che era la Longo e Zoppelli a Treviso, era famoso per la pubblicità commerciale. Perciò da là io ho imparato, ho acquisito quelli che erano i valori fondamentali della pubblicità, non cinematografica, ma in genere commerciale. Perciò qual era il veicolo e come si studiava per pubblicizzare un prodotto. Quindi già era un inizio abbastanza fondamentale. E poi per arrotondare, per lo stipendio, che era sempre un po' minimo, per arrotondare andavo al Cinema Garibaldi per realizzare questi pannelli, gigantografie, diciamo, prese dal manifesto o da una foto, e realizzavo questi pannelli giganti che mettevano all'ingresso per annunciare la prossima uscita del film. E quindi avevo un bel rapporto con la proprietà del cinema, che voleva che facessi ogni 15 giorni, ogni settimana, quando cambiava il film, c'era il film nuovo, e facevo questi pannelli giganti. E quindi già cominciava l'attività vera e propria, insomma, qualche lira mi veniva in tasca. E Cominciava a poi fare soprattutto vedevo i l'attività. film gratis. Stavo dentro e vedevo i film gratis. Questo già. Se, dovete pensare che era fine, po da poco finita la guerra, sono anni 50. Di allora era Ciriello, uno a cui mi ispiravo molto, era molto tradizionalista, ma come andava allora? Cesselon, per i volti di Cesselon, come li realizzava lui,
ho provato e riprovato, ho tentato di imitarlo, per trovare i colori, la soluzione a pennellata, proprio degli studi profondi dalle locandine, no? Ed era difficilissimo, però ecco, e soprattutto anche Brini, un grande maestro Brini che era fuori dal coro perché il suo tratto, il suo modo di esprimersi era tutto particolare, molto moderno, molto avanti come, però aveva solo un piccolo, non era un problema, insomma, perché le somiglianze non erano come volevano, come si voleva, come si pensava. Erano somiglianze un po' approssimative, per cui ecco, doveva fare certo tipo Di di stile, film, anche di film, sì. secondo certi tipo, non so, posso accennare Moulin Rouge, per esempio. Ecco, Brini era perfetto. Norman Rockwell ha illustrato molto bene la vita americana, la Sì. vita popolare americana, di situazioni molto. E aveva sempre un certo humor nel suo esprimere le sue, sì, quel momento, quell'immagine, so, del bambino che gioca a baseball, o la Ah, macchina della bellissimo. famiglia che andava al mare o in montagna, bellissimo, col cagnetto di fuori, tutto aveva sempre uno spirito umoristico sotto questo. Ma Rockwell è fantastico e mi ha seguito sempre, tanto è vero che vorrei dire che Terence Hill e Bud Spencer nascono proprio, mi è rimasto questo humor, Questo spirito questo magari leggero spirito da un certo punto leggero, e di mi ha vista. aiutato molto a creare questi due personaggi. È basata sulle foto di scena. I film che arrivavano dall'America, per esempio, avevano tutti un set di una ventina di foto, dove erano set fatte apposta per la pubblicità, quindi c'era John Wayne col fucile Ah. su fondo neutro, o col fucile se era un film western, o con la pistola, o atteggiamenti a cui noi si poteva Erano ispirare, riferimento riferimenti per per. fare. Sì. Avevamo sempre foto di scena che non mancavano mai, non mancano nemmeno ora, insomma, sempre fa parte del pacchetto. Dipende dalle epoche, diciamo anni 60, 70, fine anni 70 si realizzava molto con uno stile molto rapido, molto impressionista, diciamo, come tecnica, come stile. E non si guardava mai al contenuto perché non richiedeva nemmeno il contenuto del film generalmente, non so, l'horror si identificata con la donna che strillava e possibilmente un coltello, Da psycho. oh, sì, la donna che strilla doveva esserci sempre, e la mano che tentava col laccio rosso, insomma, era già descrittivo la cosa, c'era da realizzare appunto un'immagine che desse subito l'idea del film, l'idea del. Cosa invece poi col tempo, ho saputo modificare questa tendenza. Si faceva molto illustrazione, meno pensiero, ma più meno concetto, diciamo, che poi è venuto dopo con l'esperienza. Però allora, poi c'erano i tempi stretti, gli italiani, so quanti film sfornavano all'anno. Centinaia di film, dai Maciste agli Ercole, poi anche i western, facevano piccoli western, ancora il western non era, prima di Sergio Leone non era. E quindi c'era tanto lavoro, velocità estrema, consegne rapide, quindi. Cioè arrivavano i film In dall'estero. Italia. E si adattavano, sì, la pubblicità si adattava allo spirito italiano. Raramente si adoperava l'originale che arrivava dall'estero, si riadattava al genere, allo stile italiano. Per esempio, si facevano due tipi di manifesti, uno per la prima visione, per la città capozona, che era Milano, Torino, Roma, Napoli. E poi il manifesto secondario che andava per le province fino alle sale palatinate,
parrocchiali, ecco, quindi era serie B e serie A. Erano due tipi. Altra cosa prestigiosa, per cui se tu dipingevi, riuscivi a realizzare un 6 metri per 3 per un film, insomma, arrivavi a Roma, c'erano punti strategici dove dovevi fermarti per forza. Beh, chiaramente Dovevi se fermare trovarsi 6 metri un'immagine per così 3, potente, e là, sì. anche là dipende da come la realizzi. Insomma, per un 24 foglie, lo chiamavamo così perché se lo stampavano su 24 foglie proprio, no? Poi tutti attaccati. E quindi doveva essere immagine. Quando le vedi orizzontali, vuol dire che sono tutti manifesti a 24 foglie, cioè grandi, o 6 anche, ma comunque il 24 foglie era il massimo che potevi avere di Di visibilità, visibilità sì. Non solo tua, ma anche del del film, film e stesso. anche tua. Nonostante che pochi conoscevano Renato Casaro, insomma. Ma no, direi che sono stato anche, non so, questo aspetta agli altri giudicare se era fortuna, se era capacità, se era, non so, c'era anche una stima, insomma, della capacità di realizzare, eccetera. Quindi non ho avuto mai difficoltà, perché generalmente mi affidavano sempre liberamente la cosa. Allora, oltretutto, non c'erano le agenzie per cui dovevi passare Ah, ok. fra l'agenzia e il committente, che era il produttore o il distributore. Non c'erano le agenzie, per cui eri più facilitato, e anche più difficoltoso, perché dovevi tu essere art director, esecutore, preparato, tutto, insomma, era tutto nelle tue capacità. E questa era già era una cosa molto bella. Vincoli, certamente, vincoli contrattuali, tanti episodi, tante modifiche, ma insomma in fase di preparazione, di schizzi. So, perché l'attore andava al 100%, quindi doveva essere più grande, o uno, se c'era uno, doveva esserci anche il secondo, lei, lui, noi la chiamavamo lui, lei e il cornuto, no? Cioè, vedi, Lo schema lo questo. schema lui, lei e il cornuto, per cui detto fra noi, no? Sì, Però, sì. che fai? Vai, lui, lei e il cornuto, i due che saprei. E insomma, così, però difficoltà di esecuzione ho avute pochissime, direi, non come attori, come volti, non ne ho avute poche, quasi niente, insomma, perché acquisisci proprio e diventi del mestiere, quindi impari a fare cavalli, impari a fare volti, impari tutto devi saper fare. Devi saper, nel cinema, se sei così eclettico, hai bisogno di saper tutto, perché non sempre puoi fare solo film d'amore o solo film western o solo. Non sarà un'impresa facile, eh? Quando arriviamo a Bud Spencer, ho avuto la fortuna di essere molto amico, ma molto anche, avevamo un rapporto molto, molto amichevole col produttore, Tito Zingarelli, che ha prodotto tanti altri film prima, film soprattutto allora si chiamavano i film dei Sandali, di Antica Roma, avevamo fatto sempre cose, fino arrivavamo a questo filone che lui cominciò. E quindi ha la fortuna di essere con lui in un rapporto molto, molto stretto. Nel momento magari proprio di lancio anche di Nel quel momento, film, sì, di di cambiamenti, anche cambiamento. c'erano momenti di cambiamenti nel fare film, nel fare storie, nelle sceneggiature, c'erano dei cambiamenti, sentivo che si cambiava qualcosa, insomma, no? Il film ormai, anche il film Il western, no? genere Il western western. Jack stancava, allora è venuto fuori concatenarsi di situazioni, questo genere un po' umoristico, un po' spaccone, un po'. Cominciò proprio con questo genere, questo aprì proprio Un un filone, filone. beh, che sì, E che io gli piace. fortunatamente partecipai a questa evoluzione, diciamo, del manifesto e anche del fare cinema. Barboni, già c'era una sceneggiatura, chiaramente. La sceneggiatura prevedeva
questo personaggio trascinato sulla Sulla barella. slitta, sì. Sì, personaggio trascinato. Ora adesso non ricordo se cominciava il film o finiva il film. Comunque, sulla sceneggiatura c'era questa scena e non era ancora girata. E il produttore mi chiese, Italo Zingarelli, dice, fammi un bozzetto, un'immagine dove si vede lui che sta steso e con Barboni. Mi spiegò anche la scena come doveva essere. L'unica cosa che non sapevo erano i costumi con cui era vestito te. Tanto è vero che sulla scena, quel bozzetto che feci, inventando il tutto, inventando la posizione degli stivali, la pistola attaccata, i costumi non corrispondono al film, perché la giacca, la camicia rossa, il cappello non sono gli oggetti che lui portava nel film. E quindi da là poi hanno ricostruito, hanno girato la scena. Ecco, qui viene la psicologia, cioè comincia a entrare la psicologia, che era il mio forte, dico io, di far capire tutta una storia su niente, sulla base, lavorare sull'immaginazione sull'immaginazione del pubblico, di chi vede la di scena, chi di c'è sotto. chi c'è sotto, alza il cappello, via fuori, È vero. esce il protagonista che chi sarà, cosa farà, intanto dorme, cioè, è tutto un discorso psicologico. Senza far vedere, raccontare troppo, insomma. Prima invece si raccontava, come Sì. ripeto, il maciste che sfondava era il film, insomma, Raccontava tutta la storia. sì, il cowboy che sparava e ammazzava l'altro, avevi visto il film, insomma. Qui invece comincia la psicologia. Loro avevano una grande stima di me, per cui non c'era discussione, insomma, non si discuteva. Casaro doveva. Chi ha provato, qualcuno ha provato per attraverso vie secondarie a fare, non so, proporsi per un film, ma hanno fallito tutti. Ah, Se ce n'è solo uno, ce n'è solo uno, ma se lo vede, insomma, no, no, ha tentato di far ridere, ma ma non no, è non ci è andata. riuscito. All'inizio tutta tempera, parliamo fino agli anni 70. Fine 70, inizio, fine 70, anche primi dell'80, anni 80, realizzavo solo tempera a pennello. Poi c'è stata anche là una evoluzione, un momento di straordinario cambio Dello dello strumento. strumento, per cui ho rivoluzionato proprio e risaputo, perché tanti poi mi hanno seguito. Ma c'è stato un momento in cui ho scoperto l'areografo. Non l'ho scoperto perché l'areografo è un vecchio strumento antico, però io l'ho adattato al momento, insomma, al momento che sentivo che doveva cambiare qualcosa. Quindi l'areografo è stato protagonista e ha cambiato proprio il modo di fare pubblicità al cinema. Di creare le Sì, immagini. senza essere troppo invasivo, sempre adoperato con molta, dico, ecco qui lo sfondo del cielo è fatto con l'areografo, il mare è sfumato con l'areografo, senza intoccare quella che è il punto focale che sono loro due, fatto tutto a pennello, però qui c'è il tocco Sì. fotografico, per cui il fondo non disturba più l'immagine. Ecco qui anche si vede l'areografo e lo sfondo. Vedi il contorno pulito in modo da isolare le figure, di renderle uniformi, di dare. Insomma, c'è tutto un. Senza troppo, perché chi lo fa troppo areografo, per esempio, sbaglia, perché io personalmente sentivo che stava cambiando qualcosa dal RAF, dall'impressionismo, si stava passando al fotografo. E qui mi avvicinavo molto al Photoshop. Per Capitan Walter, che era un'edizione del Vittorioso, un supplemento, Wow, e questi erano i disegni miei. erano disegni, Sono ma ce l'ho dai. qui, dopo ti faccio vedere tutto. Questo ho fatto solo qui, però io ho cominciato così, quando ero a Roma, fra un film, fra un bozzetto, alla ricerca, allo studio, allo fa, da Favaglio, disegnavo i fumetti. E qui si vede già il taglio cinematografico, guardalo un po'. Sì, anche Questo il piano gira. americano che Sì, si taglia giusto guarda, sotto.
sì, la quinta, La il personaggio quinta viene fuori Sergio Leone. è... Sì. Modestamente, già io ho anticipato questi studi dei primi piani. Anche qui l'entrata con lo stivale proprio. Sì, siamo colleghi. Beh, oddio, io mi sento molto molto microscopico in questo momento di fronte a tutta questa. Poi da qua, dopo se vedi il resto, perché questa è solo una pagina, se no dovevo mettere, ci sono le sovole d'uccello, la scena presa dall'alto, ma Dall'alto. qui parliamo appunto degli anni 50. Questo è Ulteriore. anche scuola, perché ti fa parte dell'inquadratura, di come posti Sì. l'inquadratura. Diciamo, non esperimenti, realizzazione con l'areografo. Vedi, tutta questi raggi, tutto areografo, di pittura c'è tutta, il pennello lavora sulle figure, però su certi effetti, vedi, qui già comincia, c'è un'evoluzione nell'illustrazione, non è più l'immagine dipinta, ma c'è accompagnata dall'areografo che ti aiuta a rendere il tutto molto uniforme, molto... Se vogliamo, lo lega, ecco, lega il tutto. Anche qui era areografo questo, Bellissimo vedi? questo. Mentre l'immagine rimane sempre molto realista, qualche piccolo intervento, ma pochissimo, perché sulle figure vai a rovinare tutto. Quando per ragioni misteriose del tempo, non so, c'è qualcosa nell'aria che deve cambiare, no? Nella vita è così, negli anni. A un certo punto si troncò proprio definitivamente l'illustrazione dall'intervento digitale. Fu un cambio repentino, così repentino che da noi il telefono squillava. Prima squillava giorno e notte, squillava il telefono, siamo pronti, c'è, vieni, fai. A un certo punto il telefono ha cominciato a degradare, è proprio storia, è storia. Porca miseria, cosa succede qua? E cominciavano a prendere il digitale come proprio momento, doveva essere digitale. Non si sa perché, spiegami perché. Io ho continuato con qualche altra... qualche esibizione illustrativa, però erano proprio gli ultimi fuochi, proprio gli ultimi fuochi. Si troncò immediatamente tutta Europa, America credo anche, e si passò al digitale. È stato il salto in Un pratica. salto così epocale, così profondo e così non so perché, non è stato graduale. Io ho capito effettivamente con il digitale di oggi, che si è perso molto della creatività, si è perso molto, però è legato ai tempi. Insomma, fare una cosa così è un po', rifare una cosa del genere credo sia un po' retorica, un po', insomma, diciamo un po', vecchiotta, ecco, diciamo così, un po', sì, retorica, dico Ma io. io Penso, per cui ho l'idea che non torneremo più indietro. Questi film di fantasy, questi Harry Potter, tutti questi film un po' sì, fantasy, cioè un po' di... sono composti, sono anche lavorati, sono creati in fondi particolari, ma sempre fotografia è dito. E si vede chi ha passione, perché solo gli appassionati possono vedere guardare il manifesto, mettersi là a guardare, dice, ma guarda che stronzata. Oppure, insomma, un bel manifesto, ma un bel manifesto è difficile oggi che lo vedi. Io ho deciso che non avrei né potuto né voluto proprio continuare questa mia avventura, questa mia professione con il Col digitale. digitale. Primo perché non sono adatto proprio ad adoperare, insomma, il digitale, però insomma, uno avendo uno studio che funziona prende un paio
di bravi operatori e lo dirigi, insomma, e poteva essere anche questa Una una soluzione soluzione, magari. come art director, dice, allora fai così, metti la foto così, avrei sicuramente fatto, però ho deciso di no, che non, anche perché è un po' stanco, no? Dopo tanti anni di... Quando uscì il film Il Re Leone, Sì, negli anni 90. sì, ecco, Il Re Leone era a cavallo proprio nel periodo di questo cambiamento, fecero la prima europea a Berlino e mi chiamò l'organizzazione di questo grande evento dove c'erano tutti i più grandi distributori europei. C'era un avvenimento straordinario, mi chiamarono per fare un quadro su leoni, sui leoni, per mettere all'asta per l'UNICEF, per fare un'asta per l'UNICEF. E io ben volentieri ho aderito a questa loro proposta e dipinsi questo quadro. Era un leone, adesso non ho qui le foto, ma insomma, era bello, un bel leone. E fu battuto all'asta proprio per l'UNICEF. E quest'asta saliva, saliva, saliva. E questo mi entusiasmò, dicevo, porca miseria, vuol dire che piace, so, perché uno che paga, vabbè, era sempre a Di fondo di beneficenza. beneficenza, però era Beh, interessante come il saliva il prezzo. prezzo. E quindi fu battuto con un prezzo che mi allettava. Ho detto, allora, è un tema che può funzionare anche economicamente, no? Vuole sfruttare. Ecco, e così cominciò E se è partito il filone il in pratica. filone. Il film fa Da passaggio, tra sì. l'Unione, sì. Perciò vedi, c'è sempre un qualcosa. Allora cominciò a fare quadri e quindi ci siamo rivolti verso una clientela particolare di clienti che vanno in Africa o di cacciatori. Cacciatori sono molto, cacciatori africani, gente che può, insomma, che può. Ecco, così. E ancora oggi sta proseguendo Sì, questo filone? oggi sì, l'Africa. Poi ho fatto un periodo, vabbè, questo è stato anche prima. Mi è sempre piaciuto realizzare certi film, farli come pubblicità su film che non ero, o non ero nato, o non ero ancora. Ah, il passato. Sì, film che avrei voluto e non ho potuto fare per questione di età o questione anche di, so, tipo Casablanca. Ecco, ho detto, ma perché voglio fare Casablanca come la voglio vedere, come la vedo io? E ho fatto dei ritratti, dei manifesti, no, dei quadri, li chiamo quadri, a olio, rifacendo questi film, riportandoli, rivisitandoli, questi film come li avrei fatti io. Ecco, allora. I vari Casablanca, Ben-Hur, stanno qui poi, in questo libro, Che questo libro è bello. molto completo, Ma infatti questo è un libro da è segnalare. molto completo, Bellissimo. bisognerebbe, ecco, questo Ben-Hur per esempio è una mia invenzione, non ha nessun, è solo un quadro, però ecco, volevo Beh. fare Ben-Hur, Bellissimo. volevo fare Ben-Hur, per esempio, ecco, qui i Magnifici Sette. Magnifici Ho 7. fatto anche la pubblicità per i Magnifici Sette, però oggi avrei fatto così. Allora l'era Magnifici Sette era una pubblicità un po' più rough. Se potessi vendere l'anima al diavolo, mannaggia, Tornare. tornare alla vostra età. Ma forse, no, ma io non ho rimpianti. Sono felice così, cosa ho fatto? Ho fatto tutto con Passione. passione, soprattutto con onestà. Ha fatto dei capolavori. Ho fatto con onestà, ragazzi, guarda, giuro che ogni lavoro per me era una sfida. E appunto con onestà, arrivando fino ma mai, ma tiro via perché...